Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Parte dalla famosa domanda dei discepoli mandati dal Battista. Nella pagina del Vangelo di Matteo, la riflessione del cardinale Scola che in Duomo presiede la celebrazione eucaristica della terza domenica dell'Avvento ambrosiano. Tra le navate trovano posto moltissime persone, tra cui i fedeli provenienti dalla zona pastorale quarta, con il loro vicario episcopale, Monsignor Giampaolo Citterio, e aderenti all'apostolato della preghiera e al Regnum Christi, cui si aggiungono gli appartenenti alla comunità pastorale San Francesco di Mariano Comense e alla cooperativa sociale Il Carro di Paullo. Sempre quello che accade, tanto più quando ci supera, non è dominabile e ci spiazza, suscita nuove domande in noi che magari passiamo tanto tempo della settimana dimenticandoci di Gesù, dice ancora nella sua omelia l'arcivescovo, che spiega. Ecco perché dobbiamo imparare bene e soprattutto aiutare bene i nostri ragazzi a pensare la vita come una vocazione, come la risposta che noi dobbiamo dare alla chiamata che Gesù ci fa continuamente, istante dopo istante, giorno dopo giorno, attraverso le circostanze che siamo chiamati a vivere, nella scuola, sul lavoro, nel modo di vivere il riposo, nel modo di vivere il bene che ci vogliamo, gli affetti, di costruire la giustizia, tutte queste circostanze concrete descrivono la nostra vita come una risposta. Un dire sì al Signore che proprio per il suo essere venuto in mezzo a noi dall'incarnazione fa sì che la realtà non ci faccia più paura, che noi non la sentiamo più come qualcosa di ostile da cui dobbiamo difenderci, ma come ha scritto con molta profondità il grande Sant'Agostino, Gesù è la via alla verità e alla vita. Da qui quella che il cardinale chiama una prima consolante realtà. Gesù ci accompagna, non ci abbandona mai. Torna così, Scola, all'interrogazione iniziale, sei tu o no il Messia? E alla risposta di Gesù, indiretta, ma volta a indicare i segni della presenza del Messia che si sono realizzati, appunto quelle profezie compiute che danno il titolo alla Domenica d'Avvento e sono il suggello di ciò che accade. I segni del compimento, della liberazione, della salvezza, della redenzione che il Dio che si fa bambino e che noi attendiamo nel Santo Natale ci porterà, realizzano le promesse fatte ai nostri padri, dei nostri padri, e si rendono visibili nella novità di vita che il cristiano, nonostante le sue miserie, documenta, testimonia. Il pensiero all'anno giubilare appena conclusosi. La misericordia diventa il praticare le opere di misericordia, sono come i nuovi talenti assegnati al cristiano, ma vivibili da parte di ogni uomo, che ci sono affidati perché noi li possiamo trafficare. Un modo questo privilegiato di vivere l'Avvento, che ci domanda di stare in atteggiamento di perdono. Tutti dobbiamo riconoscere di essere peccatori, e tutti dobbiamo trovare la dolcezza del perdono di Gesù misericordioso. Tutti, come ci ha insegnato il Santo Padre in questi ultimi giorni. Cita l'arcivescovo la lettera apostolica Misericordia et Misera e ricorda la visita del Papa. Carissime, carissimi, la visita del Papa Francesco il 25 marzo prossimo, un grande, grande dono fatto alla nostra chiesa, alla nostra città, sarà appunto una speciale circostanza, una speciale occasione, una singolare provocazione chiamata alla vita come vocazione per confermare la nostra fede e rimuovere tutte le nostre resistenze a lasciarci convertire. Richiamo ripreso al termine della celebrazione. Siamo arrivati alla metà dell'Avvento, dobbiamo intensificare la nostra energia di preghiera,
di disposizione anche al sacrificio, di condivisione dei bisogni che vediamo intorno a noi. La fine, il termine dell'anno del Giubileo della Misericordia, significa che dobbiamo praticare le opere di misericordia adesso, scegliendone una, con gesti semplici, compatibili con i nostri ritmi di vita, però memori che lo spazio fatto alla condivisione di chi è nel bisogno è uno spazio fatto a Dio. Come si chiama?